partita del Trapani, allenata da questo signore qui, Sergio Cosmi, che è con Giovanni Di Marco. Benvenuto, Cosmi. Sì, eccoci qua, infatti si faceva una battuta quasi, no? Stanno facendo i conti senza l'oste Cosmi, perché insomma il Trapani oggi vuole raggiungere l'ottavo, vittoria consecutiva per continuare il suo sogno. Sì, ma oltre a noi c'è anche il Bari che ci precede in classifica e che è una partita casalinga, però insomma credo che sia per Cagliari che per Crotone sia solo questione di tempo. Ovviamente noi vorremmo rimandarlo perché significherebbe che noi avremmo ottenuto un ottimo risultato, però insomma niente da dire su quello che sarà il risultato finale sia per Crotone che per Cagliari. Sulle scelte, Scolzarella va in panchina, non era al meglio, così come Nizzetto e Petkovic che però ha recuperato. Sì, beh, le tre partite in una settimana lasciano inevitabilmente il segno, quindi ci sono giocatori che per piccoli infortuni recupererebbero in una settimana, altri che invece non ce la fanno, insomma, quindi questo vale per noi ma credo per quasi tutte le squadre, quindi la scelta è stata quella di portare Scozzarella in panchina perché il suo era un problemino un pochino più rischioso rispetto agli altri. Petrovic aveva solo un'infiammazione e quindi non voglio parlare di turnover perché poi anche Coronario stesso che oggi è disponibile dopo una settimana insomma va in panchina perché deve ritrovare la condizione, chiamiamolo così, per poter essere in squadra dall'inizio. Sì, sì.